La valorizzazione del personale infermieristico è strategica anche per la sanità in provincia di Salerno. La categoria degli infermieri oggi si è confrontata in un incontro promosso dal NURSI, del sindacato che rappresenta gli infermieri, con il segretario nazionale Bottega, ha illustrato nell'aula Scozia del Ruggi le novità del nuovo contratto di lavoro, che punta ad una gratificazione personale con più competenze ma anche più ricompense economiche. Un'occasione di confronto anche sull'utilizzo dei dottori a gettone, che secondo il rischiano di trasformare e di privatizzare il sistema sanitario nazionale. Noi speriamo che anche le aziende del Salernitano utilizzino questo sistema piuttosto che il sistema di premiare tutti a pioggia. Da questo punto di vista è importante anche un altro aspetto che è centrale nel contratto: la valutazione individuale, che stenta a partire soprattutto in questa provincia. Posso chiederle anche un commento? C'è grande polemica in questo momento sul nostro territorio sull'utilizzo dei medici a gettone, si dice, no? Che vengono pagati in base alle presenze. Lei che ne pensa? Potrebbe essere invece anche questa una formula nuova per gli infermieri? Rischia di essere una formula nuova, in quanto più attrattiva dal punto di vista economico. Noi sappiamo che l'esperienza pandemica ha provato moltissimo il personale sanitario. 2 anni e mezzo di pandemia equivalgono a 5 anni di lavoro. Molti stanno lasciando la professione sanitaria, sia medici che infermieri, non solo per una questione di attrattività economica, ma anche per un'organizzazione di vita, perché il lavoro da dipendente praticamente assorbe totalmente quello che è il tempo di vita. E noi riteniamo che l'utilizzo di queste figure date dalle cooperative con una maggiorazione economica in qualche modo rappresenti una sconfitta del Servizio Sanitario Nazionale, e il rischio è proprio questo, cioè che noi portiamo un servizio pubblico verso il privato. Per quanto riguarda poi quella che è la situazione attuale in provincia di Salerno, investe in maniera uguale sia l'azienda Ruggi sia l'azienda Salerno, siamo messi veramente male. Siamo messi male perché non c'è programmazione, siamo messi male perché ci sono delle spese completamente fuori controllo, siamo messi male perché l'organo di governo regionale non interviene su determinate dinamiche su cui dovrebbe tranquillamente intervenire e non lo fa, non ci spieghiamo meglio. Capiamo il perché, ma non condividiamo quello che è il senso del loro non fare. Ma tutto questo in che cosa si tramuta? Si tramuta in mancata assistenza ai cittadini, che è la cosa principale che ci riguarda, perché come infermieri noi prendiamo in carico coloro che hanno delle necessità, che hanno dei bisogni, e li vogliamo intercettare e soddisfare. Non siamo messi nelle condizioni di poterlo fare.